qua mi fanno fare tutto di corsa la mattina, come è tutta... Mi dicono che sei una staccanovista, sempre al lavoro, mattina, pomeriggio. Brava, bravissima. Me la vuoi fare tu l'intervista? Magari. No. Parti, dai, che domanda mi faresti? Non sono capace. Che domanda mi faresti? Come fai ad avere tutta questa energia? Quello volevo dire, dal mattina, pomeriggio. Guarda, sono loro, gli amici a casa che ci stanno vicini, che amiamo alla follia. La risposta non è mai. Invece tu... Tu chi ami alla follia? Ecco, sì. Mazza quanto sei bello però, Roberto, guarda, davvero. Sì, vabbè. È in primo piano volta, proprio... Di qualche anno fa. Eccola qua. Allora, giriamoci. E questa è... Ah, subito così? Una fotografia. Carina anche, rubata, vedo, sì, perché eravamo in un ristorante. Chi è lei? Io a Roma. Beh, lei è Lucia, la mia compagna, la mia ragazza. Stiamo bene, insomma, sono quasi 3 anni. Quasi 3 anni insieme. Quasi 3 anni. Beh, devo dire, intanto siete una bellissima coppia, anche lei. Grazie. Che io non no, conosco, lei, io, però insomma, sembra davvero una straordinaria ragazza, sicuramente molto, molto bella. Sei stato un po' criticato su questa storia perché lei era troppo più giovane. Ti hanno dato fastidio queste cose? Ti hanno dato fastidio un po'? Ma non mi fanno sorridere, a parte il fatto che probabilmente è un imprinting che ho di famiglia perché mio padre... Quanti anni ha lei? 23? 23 anni. 23 anni? Sì, mio padre aveva 25 anni più di mia madre, era un generale dell'esercito, quindi una persona molto... Però c'era sta cosa, si innamorò della figlia di un collega, un altro ufficiale, e è nata questa bellissima storia d'amore, il loro matrimonio è durato tantissimi anni, poi papà non c'è più. Forse è l'imprinting, diciamo, però quello che mi lascia, non amareggiato perché non me ne frega niente, ma un po' perplesso, è questo interesse verso questa cosa quando oggi, insomma, giustamente siamo molto emancipati, giustamente si riconoscono infatti, le coppie gay. Infatti tu addirittura giustamente, hai dichiarato. No, ma poi ti voglio dire questo, scusa, anche tra i miei colleghi, ora senza, voglio dire, da Stefano Accorsi, collega che stimo tantissimo, Michele Placido, oppure, che ne so, Montezemolo, Corrado Passera, Eros Ramazzotti, hanno compagne che hanno la metà dei loro anni. Però anni. Io tutte le volte, cala, mi dicono... questa cosa della compagna. Ma perché ce molto l'hanno più giovane? Ce l'hanno un po' con te? Ma no, te? Ma no, perché no. A Eros facciamo... Ramazzotti non dicono nulla a te? Noi gli dicono, sì, si vede che, boh, non lo so, l'avranno più simpatico, no, però voglio dire, sono tanti i miei colleghi, quelli che ti ho certo rammentato. Addirittura tu, oltre ad aver dichiarato che sei uno spirito libero, perché adesso hai messo la testa a posto e dici forse ho trovato la donna giusta, però sempre credo su Vanity Fair hai detto anche io sono Macron al contrario. Sono Macron al contrario, hai detto. Sì, era una battuta, era proprio quando è stato eletto Macron, e quindi era una battuta riferita al fatto che ha questa moglie più matura di lui, più grande di lui, e quindi insomma era riferito ovviamente in tono scherzoso a quello. Ecco, allora, a noi non interessano le polemiche, però ci interessa l'amore. Siete andati a convivere insieme? Sì, sì. Da 3 anni, sì, dicevi, state bene? No, da 3 anni, da... Cosa da fa un lei? Anno e mezzo. Perché a 23 anni immagino abbia appena finito lei di studiare, se non studia sì, ancora. Lei si è laureata in lingue e adesso lavora in un'azienda di abbigliamento per il momento, però credo che ancora la sua strada debba trovarla, insomma, piano piano, è molto giovane. Cosa ti dice? Che sei un attore famoso, un po' gelosa, o sei tu molto geloso di lei? Ma no, guarda, ti posso dire una cosa. Lei tanti anni fa, quando era ovviamente più piccolina, mi trovò in Toscana, che lei è toscana, figurati, in zona Pistoia. Lei si ricorda questa cosa? Io no, ovviamente. E io facevo una serie per la Rai 2, Turbo, sì, si chiamava, con Anna Valle, una serie, sì, una sorta di commissario Rex un po' italianizzato, molto carino, che ricordo con piacere. E lei era piccolina, era una fan di questa cosa. Lei nasce questo da essere una tua fan, praticamente? No, un po', era una fan di quella serie là, era una serie, come dire, per i giovanissimi, no? E come l'hai conosciuta? Dove l'hai incontrata poi? Amici in comune. Amici in comune, è scoppiato subito l'amore? Ma no, sì, beh, insomma, sì, io non nego di essere un esteta, quindi una bella ragazza mi ha colpito, mi sono avvicinato, ma non chiedo la carta d'identità immediatamente, quello viene... Ma guarda, secondo me questa cosa, soltanto l'anagrafe c'è poi... questo, tra virgolette, problema, perché poi qual è il problema che si pone, no? Quello di poter invecchiare insieme, che è una bellissima cosa, qualora la storia sia duratura, e non è scontato. Ma quello che nessuno mi fa sorridere è che mica sei vecchio tu, questo no, mi dovevi rispondere. Ma voglio dire, no, tra due persone, cioè, anche, voglio dire, anche tra due coetanei, l'ambizione
c'è l'invecchiare insieme, ma poi non è purtroppo così scontata, può succedere qualsiasi certo. cosa. Purtroppo comunque, insomma, vi auguro davvero tutto il meglio possibile. Io invece approvo questa bellissima relazione, spero vi sposerete presto. Beh, come dire, non siamo molto stati, però vediamo. Allora, da dove partiamo? Da Roberto Farnesi. Da tutta la sua carriera, la sua vita, qualche amore passato, ma soprattutto dal suo futuro. Guardate. Samantha Togni, ballavi al sabato sera di Rai 1 con la grande Samantha Togni, che sarà nostra ospite oggi. Vi siete incontrati no, dietro no, le quinte? No, ma la incontro sempre molto volentieri. Samantha è nato un bellissimo rapporto di amicizia, anche se non la vedo spesso perché io vivo in Toscana, lei vive a Roma, insomma non ci vediamo spesso, però ci siamo divertiti molto. Come è stato ballare? No. Ballare con perché lei? Perché ballavo io. Poverina, chiedi la Samantha, era disperata. No, io giustamente... Io e il ballo temo che siamo due cose diametralmente opposte. Mi sono divertito molto, l'ho presa con autoironia, come Milly, che saluto, grandissima professionista, grandissima persona, mi ha detto prendila nel modo giusto, divertiti, è quello che ho fatto, in modo autoironico. Non sapevo ballare, io come tanti altri, insomma, su ogni Senti, edizione ce n'è uno o due. Cosa pensi quando ti chiamano? Bella esperienza, perché i giornali a volte scrivono, quando ti chiamano sex symbol, ti ci senti un po'? Farvi... ride lui. Ma che, ma non riesco a capire proprio là. Mi fa un po' ridere. Poi chiaramente faccio questo lavoro, insomma, un lavoro che immagine, un lavoro che per certi ruoli, come dire, conviene essere definito in quel modo lì. Non mi dispiace, però neanche. C'è una follia che ha fatto una cosa pazza proprio che ha fatto mai una donna per te? Ma no, no. E tu per la tua fidanzata? Una cosa proprio. No, cioè, io non so, una volta che diceva sono uscito dagli schemi, dico, ho fatto questa cosa no, proprio. Sono uscito dagli schemi in altri modi, in altri periodi, ma non per, la, per una donna, sono un po' calma piatta in questo senso. No, niente di particolare. E però calma piatta non è. Perché? Perché? No, devi ecco, sapere. No, 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 no. Perché succederanno delle cose adesso in studio, lo sai? Ah, sì. Ecco, succederà, ad esempio, che la porta bussa. Io vado ad aprire, eh? Sì, un attimo. Ma hai fatto venire. Spero allora. Che non Lucia studio sarebbe la roba. No, non mi no, raga. No. Perché? Ma no. Ma perché lo potrebbe essere, scusa. Speriamo andiamo no. a vedere chi hai è. Hai fatto queste cose, speriamo di no. Intanto ti dico che non è una donna. Aia, lo vedi? No. È un uomo. È un uomo. Beh. Vediamo. Perché mi fa fare il figuraccio di 1,90 m. Allora, spieghiamo chi è. Accomodatevi. Ciao, ben arrivato. Mazza. Tutti belli in famiglia, eh? Ma scusa, non vi siete ma fatti come, mancare come... nulla. Ma com'è sta? Dico in famiglia perché questo ragazzo si chiama Francesco Saba ed è il nipote di Roberto Farnesi, che compie oggi 18 anni e ha deciso di farti una sorpresa e di venire a festeggiare con noi al Sabato Italiano il suo compleanno.
figlio di mia sorella Elisabetta, ma io sono basito perché non me l'aspettavo. C'è un bellissimo rapporto tra me e lui, ma non so, siete peggio della CIA, voi come avete fatto a scoprire questa cosa? Ma ti ha fatto gli auguri tuo e tra l'altro zio, oggi compie, stamattina? Compie 18 anni lui, tra l'altro. E l'ho chiamato, hai capito però, è già attore anche lui, perché come... mica ha fatto trasparire niente. Come è andata? Che l'hai chiamato cosa ti ha detto? Dove stava stamattina? Gli auguri, ma no, ma manco gliel'ho chiesto, credevo stessi a casa, insomma, non... E lui mi ha risposto, hai capito, già sulla carriera, no. Spero di no. 18 anni, forse più. Senti, ma come li stai vivendo questi 18 anni? Guarda lo zio, vuoi dire qualcosa allo zio? A pieno li vive. Chi è per te quest'uomo che hai davanti a te, questo uomo di carriera, vissuto, ma quanto ti è stato vicino o non ti è stato vicino in questi anni tuoi di crescita, di adolescenza, fino alla maggiore età oggi? Sì, mi è stato vicino. Vuoi bene? Poi, come diceva lui, c'è un... bel rapporto tra di noi e. Quindi insomma è un po' emozionata, avete fregato anche lui con questa sorpresa, perché lo vedo un po' vabbè non è facile entrare a 18 anni in uno studio televisivo, ma no, insomma, immagino che sia anche un po' emozionato, però posso dirti, vedo più emozionato te Roberto, ti vedo ma non me in un momento di cuore proprio, che insomma forse nemmeno quando fai l'attore ti viene così bene no ma sai ripeto, c'è un bellissimo rapporto, e poi fino a 2 anni fa era... E poi improvvisamente è diventato un uomo, poi finalmente... Che consigli gli dai ogni tanto quando dici non fare marachelle, non fare questo, non fare l'altro? Ma è giusto che viva la società a pieno, poi un ragazzo comunque in gamba, serio, non lo dico perché è mio nipote, perché qui è così. Ma poi io ho sempre consigliato a lui, come direi a suo padre, di studiare, e pare che adesso abbia preso... la strada giusta, ovvero adesso quinta geometri, no Francesco? E poi insomma sceglierà il prossimo anno la facoltà che dovrà seguire. Cosa vuoi studiare? Cosa ti va di studiare Francesco? A me piacerebbe studiare scienze politiche . E quindi insomma speriamo. Promette bene. Allora io vi chiedo di raggiungerci, perché noi ti abbiamo fatto una sorpresa. Noi a te. Venite con me, datemi la mano, venite con me. Guardate che cosa abbiamo qui. È una cosa per lui meravigliosa, a 18 anni su Rai 1, Francesco, è una cosa, ti hanno fatto un regalo bellissimo. Allora, grazie. Tu lo sai, intanto dicono bianco e verde bisogna usare per i 18 anni, io non lo sapevo, ci hanno detto i nostri ragazzi qui dell'attrezzeria e poi in realtà i 18 anni che sono importanti, bisogna esprimere un desiderio, non dirlo a nessuno e poi soffiare, 3, 2, 1. Forte fa. È andata. Ho espresso il desiderio e grazie, siete. Ma grazie a voi, è un regalo stupendo, credo anche per voi. Grazie. Guarda che si sta riaccendendo. Ridai un altro. Queste mi sa che hanno fatto uno scherzo. È spenta, devi, c'è anche un vigile del fuoco qua, devi spezzarla però e poi te la devi tenere e portarla sempre con te, perché la candelina spezzata porta bene. In bocca al lupo per la tua vita. Francesco. La candelina si spegneva più, grazie. Grazie a voi. Grazie Roberto Farnesi, grazie anche a Francesco. E in bocca al lupo, e quando ti sposi ti aspetto qui, grazie, ciao Roberto Farnesi.